Tattico, l'abbiamo più volte detto da parte di Plasmati, è piaciuto molto. Adesso andiamo a vedere, forse meno pulizia stilistica da un certo punto di vista, ma più potenza nella categoria 81 kg. È anche vero che si cambia disciplina, perché dallo kick si va al K1 fra Valerio Masi, che avete visto salire sul ring anche se qui nella foto non ha la barba, contro Gabriele Casella. Però Andrea, ricordiamo che sono due atleti questi che sono arrivati in finale disputando già match nella stessa serata, quindi dura selezione, e hanno dimostrato comunque di avere un repertorio tecnico di ottimo livello entrambi, quindi a mio parere la finale più giusta tra questi due atleti, che rappresentano un'ottima sintesi tra potenza e tecnica per la loro altezza peso. Sono entrambi molto longilinei, asciutti fisicamente, ma hanno all'interno del loro repertorio il colpo da KO. In particolare Casella appare più potente per quello che mi riguarda come esplosività, come secchezza dei colpi. Un Masi invece strategicamente forse più completo, più impostato dal punto di vista della strategia, del footwork e del lavoro sugli spostamenti, mentre Casella ha quella sua caratteristica comunque di sfarzettare i colpi con esplosività e veramente li tira fuori a volte dal cilindro, come abbiamo visto ai danni del suo avversario precedente Dragos, che ha subito ben due conteggi all'interno del suo match, peraltro solo 3 round a 2 minuti, quindi è stato provvidenziale il timing di questo atleta allenato da Paolo Liberati, che vedete ora al suo angolo. L'ultimo match, ricordiamo che anche questo è sì sulla distanza delle 3 riprese, ma 2 minuti, proprio perché, come hai sottolineato Fabrizio, c'è la fatica anche di aver sostenuto già 2 match. Sì, è una formula, Andrea, che permette di chiudere in una serata il torneo Elite, quindi dare un vincitore, ed è un qualcosa sicuramente di ben fatto per l'FKB MS. Marco Pagor arbitrerà questa finale storica anche tra i due team che rappresentano questi due ragazzi, Rendoki di Livorno, di Massimo Rizzoli, dall'altro lato Body Fight Team Liberati. Ultimi accorgimenti. Pantaloncini più corti per Gabriele Casella, pantaloncini più lunghi e guantoni bianchi per Valerio Masi all'angolo rosso. Cercato ora lo spinning backfist, il pugno girato, Masi tentato di sorprendere il suo avversario. Pesante lo kick ora da parte di Casella, lavorato benissimo dopo un approccio di braccia. Adesso questo high kick e poi la combinazione di Casella, che va a sbilanciare anche Masi. Buono anche il calcio girato, variazione di colpi da parte di Casella, con Masi che cerca di andare in clinch. Alle corde ora Masi, deve girare, non farsi chiudere da Casella, che sta cercando invece il front kick e l'approccio di braccia più cauto per poi incrociarlo. Pesante nuovamente il low kick di Casella, molto ben impostato l'atleta del team Liberati. Masi appare un po' più in difficoltà in questa fase del match. Centrato ora da un bel sinistro Masi, che lo assorbe parzialmente.
primo round, un primo round personalmente che assegno a Casella. Più continuo, più vario. Questo è il tentativo di pugno girato da parte di Masi in apertura del round. Qui schivata millimetrica invece di Casella sul suo high kick. Guarda questo low kick, molto potente, preciso. Questo è un automatismo classico che però richiede tantissimo allenamento, un doppiato ancora il low kick. E qui tre volte a segno Casella, sono colpi pesanti. Seconda ripresa, con il vantaggio a nostro avviso almeno di Casella su Masi. Nuovamente a segno il low kick da parte di Casella, lo copre bene con il jab prima. Masi ancora molto guardingo, non è riuscito ancora a entrare nel match, a trovare la distanza giusta. Ora prova con due colpi di braccia e un ginocchio. Due volte l'high kick. Però buona l'azione di rimessa da parte di Masi, che ha lavorato il low kick non appena potuto togliere la gamba sul middle kick di Casella. Insiste molto con l'high kick Casella. Sì, tra l'altro Andrea, atleti così alti come vedi riescono a tirare dei colpi come gli high kick in un brevissimo spazio. Questo a dimostrazione della grossa evoluzione tecnica che hanno subito questi atleti nel corso della loro preparazione. Molte volte si pensava che solo atleti ovviamente di una stazza, di un fisico, magari di alcune categorie di peso più piccole, non oltre diciamo 70-75 kg, potessero lavorare con queste combinazioni in modo così preciso e così veloce. Questo invece dimostra che ovviamente c'è stata una grossa evoluzione da questo punto di vista. Seconda ripresa, a chi assegniamo? Ancora Casella personalmente. Masi non ha lavorato in maniera costante, l'attacco è sempre stato cercato a mio parere da parte di Casella. È un terzo round dove Masi deve veramente impressionare o magari anche cercare di causare un conteggio per poter sperare nuovamente di vincere questo match. Ancora un front kick. Da parte di Casella questa volta. Masi viene anticipato. Questo è Masi che cerca di togliere, di rubare il tempo a Casella. Sì, ed è vero che Casella sta cercando di boxare invece Masi per poi chiuderlo alle corde e da lì andare a lavorare. Sentite proprio come dall'angolo di Casella Liberati chieda di tenere Masi alle corde, cerca ora il pugno girato. Molto esplosivo questo atleta Andrea, delle ottime capacità offensive. Non ha dato in questa terza ripresa degli spazi per rimontare, dà sempre pressione a Masi. Entriamo ora negli ultimi 30 secondi di questa terza ed ultima ripresa che decreterà il vincitore del torneo Elite in questa Kickboxing Vulture Night. Per ora personalmente il match lo vedo saldamente nelle mani di Casella. 20 secondi a Masi per ribaltare tutto. Difficile.
difficile perché tra l'altro viene ancora in avanti Casella, cerca di imporre il proprio ritmo, mette un bel destro. C'è entrato ora anche da un bel gancio, nuovamente incrociato Masi, e fa veramente bene Casella in questa chiusura di match. Credo non ci siano dubbi, vince l'incontro Casella, molto veramente in avanti Casella. Direi che ha vinto meritatamente Casella. Si complimenta con lui anche Massimo Rizzoli. Sì, direi una limpida vittoria da parte di questo fighter classe 94. Tra l'altro Andrea ha chiuso in avanti anche il terzo round, non appena ha avuto quello spiraglio che Masi gli ha concesso, è riuscito a capitalizzare ulteriormente il vantaggio che già aveva acquisito nel corso delle prime due riprese, quindi bellissima vittoria per lui, meritatissima. È il campione elite di questa categoria 81 kg, guardate qui che scambio bellissimo alla fine del round. Anche Masi aveva messo due colpi buoni, è stato forse meno continuo. Il merito di Casella è stato quello di dettare subito il proprio ritmo a Masi, di non aver mai ceduto nei momenti di maggior pressione. Adesso aspettiamo soltanto la proclamazione del vincitore, che però a meno di clamorose sorprese dovrebbe essere davvero una formalità. Però è stata una bella serata, abbiamo visto degli incontri molto interessanti e nei quarti è piaciuto proprio il confronto tra Valerio Masi e Paolo Bellini, due stili molto diversi, anche perché Bellini soprattutto un praticante di Muay Thai, si vede proprio, si è vista la sua influenza. È piaciuto anche, pure se concluso piuttosto rapidamente, il confronto per il titolo italiano tra Alessio Bianconi e Vito Plasmati, vinto appunto da Vito Plasmati alla prima ripresa per KO. Adesso la proclamazione del vincitore da parte di Warren Stivelmans, che chiede dove, ecco, dove si deve andare a posizionare. Vince dunque Casella questo titolo elite. Io ringrazio Fabrizio Spano per il commento tecnico, Massimiliano Bocci per l'assistenza tecnica. Linea che torna allo studio con le immagini adesso di Masi, che è stato comunque un validissimo avversario di Gabriele Casella.